Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di eh, Tele Molise. Per il calcio di serie D, le tre Molisane sanno quale sarà il loro cammino. Nella prossima stagione. Campionato di quarta serie al via il prossimo primo di settembre con 9 gironi e 166 squadre. 20 formazioni soltanto nei gironi B e C che giocheranno 4 turni infrasettimanali. Nel girone F e in tutti gli altri si giocherà di mercoledì soltanto nella settimana che precederà la Pasqua 2020. Il Campobasso ha chiesto ed ottenuto di giocare fuori la prima per la ristrutturazione e la semina del manto di Selvapiana. I Rosoblù di Cudini giocheranno al Marsi di Avezzano contro l'ex di turno Kevin Magri e l'ex allenatore dell'Agnone Antonio Mecomonaco Esordio interno per l'Olimpia Agnonese contro il Monte Giorgio. Il Vasto Girardi di Farina debutterà in casa del San Nicolono Taresco per la sua prima straordinaria avventura in quarta serie. Prima giornata che si giocherà a partire dalle ore 15. Debutto interno poi una settimana più tardi, l'8 settembre, per il campo basso di Cudini contro il San Nicolono Taresco degli ex De Angelis. Bontà, Candelori e Fabriani, e oltre anche allo stesso Cudini, il Vasto Girardi debutta in casa contro la Jesina mentre l'Agnone giocherà sul difficile campo della Recanatese. Va detto che il big match fra le pretendenti alla vittoria finale, Campobasso e Matelica, si giocherà a Selvapiana il prossimo 6 ottobre. Quanto ai derby del Molise, ce ne saranno due consecutivi fra l'ottava e la nona giornata: prima Vasto Girardi Olimpia Agnonese nel turno. Successivo. Agnonese Campobasso, l'altro derby della nostra regione, si giocherà l'ultima di campionato a Selvapiana il 22 dicembre fra Campobasso e Vasto Girardi. Stop ai giochi il 3 maggio 2020. Sono stati circa 20 giorni di preparazione duri per il Campobasso conditi da quattro amichevoli, l'ultima delle quali prevista per oggi contro le Acli Campo di Pietra. È stato il tecnico Cudini di concerto con il suo staff a chiedere la disputa di gare amichevoli anche con una discreta frequenza così come è stato. Sembra che la squadra piaccia alla tifoseria rosso-blu che sta rispondendo al lavoro della società con la sottoscrizione di un buon numero di abbonamenti a livello societario è partita la fase della presidenza di Raffaele De Francesco, circostanza questa di variare, la presidenza decisa dai soci del Campo Basso non più tardi di qualche giorno fa attraverso l'indizione di un'assemblea societaria ed in piena legittimità. Si sta lavorando moltissimo anche sul fronte non prettamente Calcistico. Dopo Ferragosto si procederà la semina di Selvapiana, sul cui manto si è già intervenuti con il versamento di una coltre di circa 25 cm di sabbia per apportare miglioramenti al drenaggio del campo. Fra il campo basso ed il primo impegno in campionato del primo settembre c'è un impegno in coppa, teoricamente due, qualora i rossoblù dovessero superare la Nanni domenica prossima in terra laziale. L'Olimpia Agnonese anche quest'anno ha scelto di puntare sui giovani. Molisani rientrato dal prestito dal Boiano, il portiere cresciuto nella scuola calcio Granata, Spadone. Davide Spadone, sei cresciuto nel settore giovanile dell'Olimpia Agnonese, due anni in prestito al Boiano, eccellenza quindi, Molisana, quest'anno però invece torni tra i Granata e torni in prima squadra, quindi per te un Tante le, le motivazioni e gli stimoli per questa prima stagione in serie D? Sì, sì, io sono felicissimo di far parte di questa squadra, soprattutto anche perché per me questo è il primo anno in Serie D dopo la breve parentesi a Boiano in eccellenza. Eh, spero di, di fare tanto bene anche perché ho tanta voglia di emergere e qui davvero si può fare davvero bene, si può giocare bene a calcio qui. Cosa ti ha lasciato però l'esperienza di Boiano uh, sui campi molisani? Ma sicuramente eh, tanta, tanta voglia, voglia di giocare, anche, an mh, diciamo, sono anche migliorato sotto, sotto tanti punti di vista, eh, anche a livello personale. Diciamo un, un bel bagaglio di esperienza. Ti giochi il posto con Kuzmanovic, che è già qui comunque anche dall'anno scorso, insomma, ha giocato anche titolare, quindi eh, ci sarà questa sfida fraterna, vero, fondamentalmente, fra di voi per conquistare un posto da titolare e giocarsi la chance di difendere la porta dell'Agnone. Ma sì, certo, c'è sicuramente tanta voglia per, per giocare, sicuramente l'altro portiere, Kuzmanovic, è un grande portiere e questo per me eh, vuol dire davvero fare, allenarmi sempre al 100%, perché comunque è un portiere che ha già avuto un anno qui eh, in Serie D, eh, quindi per me davvero è, è molto, a, a livello personale, è davvero una grande sfida. Per quanto riguarda la società, da 13 anni Agnone riesce a fare calcio e a farlo comunque anche a buoni livelli, a prescindere adesso anche dalla retrocessione dello scorso anno con una società prettamente del, del posto. Questo è sicuramente un punto di forza per il club. Sì, sì, certo, l'Olimpia Agnonese è una, è una società seria, che comunque questo sta, sta a dimostrare i, i 13 anni di Serie D. Eh... Diciamo che è un, è un paesino dove, dove, dove si sta bene e si può fare calcio sotto tutti i punti di vista. A proposito del campo basso, oggi rompete le righe da parte di mister Cudini. Venerdì si torna all'antistadio Acli per la trasferta di Anagni. Leonardo Brenci, le, le gambe sono ancora pesanti come è giusto che sia in questa fase della stagione. Sì, sono, oggi, sono circa 20 giorni che lavoriamo eh, duramente, mattina e pomeriggio. Eh, oggi abbiamo fatto la terza amichevole e eh, ancora eh, abbiamo i carichi di lavoro sulle gambe, quindi è normale avere un po' di pesantezza, però iniziamo a trovare la quadratura giusta. Si nota una squadra molto votata all'offensiva e che predilige sempre il passaggio in verticale. Non so se queste sono le prime indicazioni che vi provengono dal tecnico? Sì, diciamo la priorità laddove è possibile è verticalizzare come, come ci dice il mister. Eh. Certo, non bisogna mai affrettare la giocata come ci insegna lui, però quando c'è la possibilità, la prima palla la, la giochiamo sempre avanti. Deve essere questa la, la nostra arma. Sembra ci sia anche un discreto assortimento a livello di organico. Nello stesso tempo, volevo chiederti un'impressione sul, sul pubblico, che è venuto sicuramente in massa a due amichevoli estive eh, in, in due fine settimana di agosto, il che eh, è abbastanza emblematico. Sì, sì, ma già anche fuori casa. Quando abbiamo fatto l'amichevole con la Stabia eh, c'era una parte del tifo era presente e non eravamo qui in casa, eravamo in trasferta. Eh, sì, è, per noi è un onore giocare davanti a questi, questi tifosi che anche in queste amichevoli precampionato ci fanno sentire il loro affetto. Un giudizio sul girone F con Marche Abruzzo Molise, Lazio e Emilia Romagna. Sì, è sicuramente un girone non semplice, ci sono delle buone squadre, eh, ma noi sicuramente ci faremo trovare pronti. Anche mister Farina ha concesso solo un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Domenica si scende in campo al Civitelle per il derby di Coppa Italia contro l'Agnone. Gabriele Mosca, anche tu, neo calciatore del Vasto Girardi, raccontaci un po' di te e com'è stato il tuo impatto eh, con questa nuova squadra. Allora, io vengo da Vieste, eh, l'anno scorso ho giocato lì, eh, campionato di eccellenza pugliese e eh, mi sono trovato subito bene, è un bel ambiente, direi familiare. Eh, e niente, speriamo di lavorare e di fare bene. In che ruolo giochi? Attaccante. E quindi insomma devi essere uno. Dovremmo sentire molto parlare di te in uh, questo campionato. Beh, questo speriamo. <ride> no, non è sicuro, però ci... lavoriamo proprio per quello. È la tua prima volta in un campionato nazionale? Eh, sì, perché vengo dalle giovanili e ho fatto due anni di eccellenza e adesso sono qui. Quanti anni hai? Venti. Eh, Insomma, giovanissimo, con grande forza nelle gambe e quindi con uh, l'aiuto uh, del uh, mister Farina sicura, che sicuramente ti guiderà uh, verso traguardi importanti probabilmente uh, dovremmo sentire parlare molto di te in uh, questo campionato Hai intenzione di far paura ai tuoi avversari? Beh certo, però per quello bisogna far parlare il campo non bisogna dire niente prima perché non si sa mai quello che succede Almeno questo lo possiamo dire. Li temi? No, no, no. Io mi diverto, gioco per divertirmi e per fare bene. L'eccellenza pugliese sicuramente ha pubblici diversi rispetto all'eccellenza che può esserci uh, qui in, uh, in Molise. Tu ti aspettavi di arrivare in un posticino tranquillo, piccolo, tra le montagne molisane, a fare la serie D? No, no, sinceramente no, non me l'aspettavo, però è un posto tranquillo. Vengo da Vieste che anche lì è un posto tranquillo e ho notato l'anno scorso che si può lavorare benissimo ed è ottimo per i ragazzi e per migliorare. E quindi sei pronto a fare questo? Certo. Insieme a tutta la tua squadra? Sicuramente. Basket femminile di Serie A2, ultima settimana di vacanze per la Molisana Basket Campobasso, lunedì prossimo 19 Prima giornata di allenamenti dalle 15 alle 17, appuntamento al Palavazzieri. Intanto la società ha lanciato la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Lo fa con un'azione di marketing ben precisa e determinata: da un lato ad avvicinare sempre più i fedelissimi rossoblù e dall'altro ad attirare nuovi appassionati. Due le tipologie di tagliando previste: quella dell'abbonamento ordinario a 50 euro e quella del socio sostenitore che con 120 euro avrà in omaggio la sciarpa ufficiale del team, oltre ad avere il posto numerato e riservato sulla tribuna dell'impianto di via Svevo. Ieri il campo sportivo di Mirabello ha ospitato il quadrangolare, frammenti di luce uniti per donare un sorriso. Allora siamo con Gianluca Mastropaolo che è mister del calcio calciocavallo Mario, ancora non ho capito che ruolo hai oggi, cantante, cantante, cantante. cantante insomma no, massaggiatore ma ma, o assaggiatore, assaggiatore, assaggiatore. Allora partiamo con, con Gianluca, vi fate trovare sempre pronti per queste iniziative, insomma questi, questa, questa manifestazione Uniti per donare un sorriso. Certo, ci hanno invitato i ragazzi qui del terzo tempo con la società del Mirabello, noi... Appoggiamo fortemente queste iniziative benefiche, soprattutto per una giusta causa, per aiutare i bambini del Bambin Gesù a Roma, quindi è una, una partita un quadrangolare di beneficenza dove appunto poi comunque noi siamo tutti amici qui, ci piace partecipare e portiamo il nostro contributo di goliardia e simpatia al seguito. Ecco, goliardia e simpatia con, con il Calcio Cavallo, c'è Mario chiaramente, anche, è appena stata fatta anche una canzone, poi è possibile vederla su tutti i canali social sì, sì, sì. del Calcio Cavallo, però voglio dire, in questo periodo che siete più qui, insomma, che voi siete fuori, certo. partecipate a tante, tante manifestazioni. Sì, sì, eventi che... Benefici soprattutto, e, oh, è arrivata quasi una pallonata e a, comunque eh, stiamo organizzando, abbiamo, il 15 c'è anche la festa nostra approfitto per invitare le persone che ci stanno guardando alle 4 via 9 a Vinchiaturo poi abbiamo altro, un altro torneo anche a Boiano dove parteciperà anche il campione, quest'anno però non lo facciamo vincere a Luigi e a Molisexist il 25 agosto a Montaquile quindi sì, eh, mi viene adesso il termine, ma... una serie, insomma, una serie di, di modi per stare insieme, sì. poi voglio dire, è anche l'aggregazione sì, che... No, è, un tour, è, sì, la... è un tour a tutti gli effetti. effetti. Siamo sì. stati sabato a Carovilli, ci hanno invitato a una bellissima festa, anzi ringraziamo anche i ragazzi di Carovilli della squadra e della Prologo per averci invitato e oggi... Certo. Procediamo anche qui con il nostro contributo, io devo andare perché sennò mi sa che eh, non, non hanno un misto. In bocca al lupo, speriamo bene. Speriamo. Crepi, crepi, Forza crepi. Caso. Ciclismo, domenica a Boiano in programma il 24esimo Memorial Nino Priolo, gara organizzata dalla Molise Ricambi del nostro amico Antonio Tamburri. In palio punti per l'undicesimo trittico del Molise, la Kermes Molisana itinerante, partita da Oratino, domenica farà tappa a Boiano per poi chiudere a antipreti domenica 25 con il Memorial Tamburri. Calcio regionale, l'Aurora Aururi è stata tra le prime squadre di promozione ad inaugurare la nuova stagione. Giallorossi al lavoro già da prima del Ferragosto. Giovanni Di Lullo, direttore generale dell'Aurora Ruri, si parte, siete in anticipo rispetto alle altre squadre, i primi di agosto siete già sul campo a sudare, tra, tra l'altro vi accompagna anche il tempo. Nuova stagione, nuova annata, chiariamo. Avete avuto l'occasione per essere ammessi all'eccellenza, avete preferito partire e fare la strada con i vostri piedi per arrivare all'eccellenza? Sì, 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 non, non ci abbiamo minimamente pensato, anche se le opportunità ci sono, ci stavano, però abbiamo deciso... Fare il campionato che è di nostra competenza che ci siamo guadagnati sul campo il maggio scorso. Sì, partiti in anticipo, però onestamente c'era voglia di partire. Avevamo voglia di riprendere il campionato perché paradossalmente la finale, le due finali dove tu c'eri a maggio hanno ridato vita e verve al paese, al nostro paese. Gli Uresi sono gente particolare. Quando c'è bisogno e quando stanno in difficoltà, sanno lottare, rinascere, riprendere e eh, riconquistare quello che insomma, gli spetta. E da lì c'è stata una grande voglia, di nuovo subito una nuova società con più di 30 nuovi dirigenti, un nuovo presidente entusiasta. Insomma sì, avevamo voglia di ripartire quanto prima e così abbiamo deciso di iniziare già con il nuovo mister che è già al lavoro, anche lui molto felice. Siamo soddisfatti, speriamo bene. Avete scelto un allenatore giovane, Rocco Melchiore, tra l'altro di qui vicino e di Campomarino, che ha lavorato benissimo in questi settori tra prima e promozione, un ragazzo molto serio che punta tanto soprattutto sui, sui ragazzi del posto. Sì, Rocco lo conosciamo da anni, l'abbiamo incontrato varie volte, ci ha sempre dato filo da torcere. È molto preparato, è uno che gli va di lavorare, gli piace lavorare. Lo stiamo vedendo già in questi primi giorni. Piace lavorare con i giovani, gli piace trasmettere quello che secondo lui è il modo giusto di fare calcio. Per cui, credo che per la nostra società, per il nostro ambiente, sia la persona giusta per dare i giusti risultati a questa società e nel prossimo campionato. Avete ringiovanito anche la squadra di tanto? Sì, abbiamo riconfermato in blocco i ragazzi dell'anno scorso, noi siamo venuti da, come dicevamo, dalla finale play-out con lo stesso gruppo, bene o male, che l'anno prima aveva, con qualche differenza, aveva fatto la finale play-off. Era giusto dare, confermare tutti i ragazzi degli ultimi due o tre anni ormai vengono con noi da questi qui. Da, abbiamo integrato molti giovani, vedo con soddisfazione che sono in molti a chiamarci per venire a fare questa esperienza con noi in campionato. Per cui sì, ringiovaniti, lo stesso gruppo, adesso cercheremo di, di vedere cosa serve, dare il giusto apporto al mister e fare un campionato tranquillo. Podismo 140 al via della Capracotta Trail che è kermesse su 14 km che ha visto 134 atleti competere lungo il circuito. Tommaso Giovanangelo del gruppo sportivo La Sorgenti ha impiegato un'ora 11 e 19 per completare la prova. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Tg Sport. Buon pomeriggio.